Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Trip Adventure, secondo giorno della giornata in Valle d'Aosta. Giada è pronta, ha fatto la pappa, vero Giada? Sei motivata? Vedo la tua motivazione, complimenti, ottima cosa. Oggi andremo al lago di Ville e a vari castelli ormai in rovina della zona, però andremo a visitarli perché sono molto molto interessanti e andremo al Col du Joux. Quindi ragazzi, niente, preparo tutta l'attrezzatura e si parte. Una piccola curiosità sul Col du Joux è sicuramente quella che narra, tramite alcuni appunto racconti, che il colle fu attraversato da Napoleone Bonaparte per controllare appunto le truppe nemiche sul territorio adiacente. Il comandante austriaco, quindi è un nemico, anche lui ebbe la stessa idea. E non riconoscendo Napoleone Bonaparte appunto sul colle, prima di essere catturato ci scambiò anche due parole, quindi diciamo un triste destino, però comunque è molto bello sapere queste cose. Sono ancora poche curve e guardate che spettacolo. È proprio proprio bello. Perfetto. Col du Joux è alto 1640 metri ed è situato in mezzo al Fromi e alla testa di Comagna. Proprio per la sua leggenda, la Fontana del Colle è dedicata proprio a Napoleone stesso. Ed eccoci di nuovo, stiamo ripartendo alla volta di un castello che è qui dal 515 e quindi non si può non andare a vedere, anche se ormai è un rudere, però comunque è sempre bello conoscere la storia dei luoghi. Altro promontorio, altro castello, anche quello di Grains è ormai in maniera in rovina, anche se è possibile accedervi liberamente grazie alle strutturazioni di Giacosa ed Andrade nel 1900. Anche lui, come quello di Challan, è uno tra i più antichi della Valle d'Aosta, infatti l'inizio della sua storia è datata a 515. Una leggenda narra che il castello custodisca anche un tesoro maledetto.
ragazzi, la batteria della GoPro mi ha abbandonato praticamente sulla salita più bella. Ma oddio, bella, era messa abbastanza male la strada, vero? Tu puoi dare un giudizio più grande anche perché tu eri la passeggera. Comunque, ci ha abbandonato lì a metà, messo batteria nuova e adesso ci dirigiamo al Lago d'Uville, dove passeremo il resto della giornata tranquillamente a scorrazzare e già da qua proprio devi metterti, ecco, e a mangiare, perché ancora non abbiamo fatto pranzo, vero? Quindi ragazzi, restate connessi e iniziamo la discesa. Guardate che spettacolo. Pennellona che si sta, ripeto, comportando da Dio. E è una moto davvero, davvero grande. E siamo a 35.000 con questa vacanza. Siamo arrivati al Lago d'Uville. Adesso passeremo il resto della giornata qui. Vi ho lasciato anche qualche ripresa col drone. Abbiamo già pranzato entrambi. Niente, poi tra un po' faremo ritorno alla moto e si ritorna al punto di partenza, anche perché domani ci aspetta una bella giornata e ci dobbiamo preparare bene tutto quanto l'attrezzatura per portare meno peso possibile, anche perché andremo a piedi. Di Chaland è uno tra i più antichi della Valle d'Aosta e controllava la strada che sale nella Val d'Aia. La zona dove si erge il castello fu donata da Tommaso I di Savoia al visconte Bosone II. Il castello iniziò a cadere in rovina nel 1440 circa e parzialmente smantellato per recuperare materiale edile. Oggi non rimangono che ruderi, qualche affresco e dei muri perimetrali. Ok ragazzi, stiamo adesso ritornando al punto di partenza, ossia il mio bed and breakfast. Come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche e lasciate un bel mi piace. Mi supporterete tantissimo e come vi ho già detto state diventando sempre sempre tanti di più. Noi ci vediamo a venerdì prossimo e grazie mille ancora per il supporto e per la visione di questo video. Ciao!